tessuto sociale che, come dire, li stimola a restare in un posto. Le più grosse innovazioni non vengono dalla Silicon Valley, come naturalmente tutti quanti siamo abituati a pensare. Le più grosse innovazioni vengono dai paesi in via di sviluppo. Vi faccio un esempio banalissimo. Non ricordo se in Thailandia o in Birmania, dei ragazzi si sono inventati delle lampade con la candeggina e con l'acqua. In Thailandia e in Birmania. I musei sono thailandesi dove le multinazionali per questione economica hanno investito tantissimo, si sta investendo qui. Non sono i thailandesi indigeno No, che a un certo punto è uscito dalla foresta e si è andato il thailandese indigeno. alla lama. Ma non ci penserò. Il thailandese No. indigeno è diventato evoluto perché tutti gli investimenti in cultura, formazione, eccetera, le multinazionali che pensano ai loro interessi, sono andati a super investire disinvestendo qui. Abbiamo avuto l'esempio dei 1.000 impiegati, di 1.000 ingegneri di Milano che sono stati andati a spasso per questioni meramente economiche. L'altro problema che non viene fuori da tutti questi discorsi è come gli esprimi cittadini. Io sono stanco come cittadino di essere cornuto e mazziato. La colpa è la mia, lo dice quel vizio sul Teatro di Sanremo l'anno scorso. Ma è proprio il cittadino. Ma noi abbiamo un malore, un cancro che si chiama politica. La potenza è più evidente che dappertutto. Il cancro che abbiamo si chiama politica, questa politica, non la politica di Giolitti o degli altri, questa politica che arriva dappertutto e controlla dappertutto, per cui anche lei è costretta ad andare alla regione. Tutti dobbiamo andare alla regione, tutti dobbiamo andare al comune, tutti dobbiamo andare da qualche parte, è sempre pubblico, 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 che poi a manetta diciamo, ingangrenisce tutto. Io sono da Potenza dopo 26 anni, sono originario di Lavello, per lavoro, e sono venuto. Adesso non c'è lavoro, tutte le altre, sono tutte chiacchiere. Io sono venuto a Lavello dopo 26 anni vissuto a Lavello e sono da Potenza che ho trovato lavoro. Senza lavoro, sono chiacchiere. Posso? Sì. Torniamo al discorso di prima. Il linguaggio. Ho trovato il lavoro. L'ho anche creato il lavoro. Ecco. Io ho creato un Si è distributore di risposto, metano 12 anni fa a Potenza. da solo. Sì, ma il problema non è che ci devono essere strutture, perché per creare un distributore di metano ci ho impiegato 6 anni, grazie alla politica. Sono 12 anni che voglio fare un distributore a Potenza, non ci riesco, grazie alla politica, che non fa il suo lavoro. Perché quando li mette nel comune, nelle strutture, persone che non fanno il loro lavoro, abbiamo finito tutto. E voi perché lo votate? E noi Perché sono il perché cornuto e lo votate? mazziato, come farei a esprimermi diversamente? Dica, Evidentemente. prende, perché no? Pure lei l'ha votato. No, ma infatti io sono Però dicendo, se qui perché. oggi c'era il sindaco, ex sindaco, sindaco attuale, c'era piena la sala, invece se c'è, stava la gente con portare così nuovo, siamo qui. Non c'è. È un codazzo che viene da lontano, è un cancro, di Questa è cui non ci l'unica cosa. libereremo mai, io lo chiamo mafia addirittura. Però vogliamo a casa mia perché non faccio politica. Ci sono altri interventi? Sì, a proposito, per esempio, vuoi dell'università. venire qui? No, l'intervento da vai. qui. No, scusa, sempre No, ma è giusto così. Sicuramente bisogna intervenire sui settori che fanno dell'università, la specializzano, la individuano, gli danno un'identità precisa, però poi ci sono anche i servizi, perché è vero che tutto è digitale, la gente si sposta, la gente deve comunque raggiungere dei luoghi, deve fare delle azioni e deve essere anche ospitata. Ma c'è una casa dello studente a Potenza? C'è manco la mezza, Cioè, voglio dire, o si fa di tutto la per mezza di cui, 100 metri voglio dire, quadrati. quest'università deve essere un'università che è giusto di nome. Voglio dire, dove stanno, chiedo scusa, avvocato, ma ci sono dei piani che riguardano la costruzione di una casa dello studente? C'è Dove? la previsione di realizzare una casa dello studente. No, c'è una casa dello studente già realizzata ed è abbocata praticamente in un vecchio edificio delle Canossiane.
quello che sta sotto dove c'era, e quindi lì però. Ma la regione ha finanziato fino adesso quali interventi di casa dello studente? Ma diciamo quello in regione già, dove? E quello è già realizzato, perché se ne dovrà costruire un'altra a San Rocco per capirci Fornace Ierace, ci dovrebbe essere. Siamo ancora a discutere del quanto, cioè di cosa sta, l'università ce l'ha da più di 20 anni. E non ci stanno ancora i servizi essenziali, perché uno per quanto possa fare le cose digitali, però voglio dire, deve dormire, cioè deve alloggiare da qualche parte, non può ancora, cioè non si può mettere nel computer e fa attivo un servizio per cui c'è una forma, cioè digitale, c'è l'essenziale. No, io volevo semplicemente, così, più che fare un intervento, perché mi, scusate, sono arrivato un po' in ritardo, sono arrivato quando parlava l'architetto, e mi hanno colpito alcune frasi sia dell'architetto che sia del dottor Ricciuti. Dottor Ricciuti, io sono d'accordo con lei, siamo in un'epoca di trasformazione, di cambiamento, per questo dico che siamo in crisi, perché crisi dall'antico greco significa proprio trasformazione, cambiamento. E questo cambiamento noi lo notiamo forse nei pochi giovani che sono rimasti a potenza, i quali in un certo senso, a differenza di quando eravamo ragazzi noi, sentono la potentinità più di noi, forse perché i loro genitori sono di potenza, magari i nostri genitori venivano dai paesi dell'Interland ed erano meno affezionati a questa città. Allora non crede, architetto, e non crede, dottor Ricciuti, che sì, gli aspetti economici, gli aspetti strettamente urbanistici della viabilità sono importanti, ma se una città si costruisce male, se si governa male una città, è perché forse socialmente glielo consentiamo. Accettiamo certe scelte sciagurate, perché non abbiamo affetto per la nostra città, cose che invece in altre città esiste. E allora cosa fare per aumentare di più questa affezione verso la nostra città? Cosa fare dal punto di vista culturale? Quali iniziative, quali centri di aggregazione, anche virtuali? Perché io ho visto, c'ho dei ragazzi che stanno, diciamo, in età fra università e scuola superiore, ci sono questi siti in cui si scherza sull'essere potenza, sono potellino, se mangi con parole cruci, ma sono battute che servono in un certo senso a connotare una identità culturale, sociale e anche politica, se vogliamo, politica con la P maiuscola. Poi siamo noi responsabili se tradiamo queste aspettative, siamo noi responsabili se non ci ribelliamo quando ci troviamo di fronte a scelte sciagurate. Te voglio dire una cosa, quando comprai casa a Macchia Romana, vidi il progetto, c'erano tre strade che dovevano collegare una pseudo piazza al palazzo dove sarei andato ad abitare. Beh, piano piano, con variante urbanistiche, una strada è sparita, l'altra si sarebbe progettata spendendo qualcosa con quasi 1 milione di euro. E, mentre la strada di collegamento, quella che utilizzavamo, sapete che cos'era? Una pista di cantiere destinata poi a diventare area verde. Meno male che poi le cose sono rimaste lì, perché quei 500 famiglie non avrebbero avuto la strada. Ora mi dico, quando andai a discutere con l'assessore dell'epoca e con l'impiegato addetto, col funzionario addetto, mi disse: ma voi quando hanno fatto le varianti urbanistiche dove eravate? Non avete visto? Ma non è che il cittadino deve stare in guardia e di sentinella a guardare le varianti urbanistiche? Io credo che sia compito di una sana pubblica amministrazione e sia compito della struttura amministrativa burocratica, nel vero senso della parola, tutelare i cittadini, perché sono pagati per questo. Io pur sono un pubblico funzionario e mi sarei vergognato di fare determinate scelte. Purtroppo la città sciaguratamente è stata in mano a persone che non hanno mai avuto un progetto, una progettualità rispetto a certe cose. E se noi accettiamo ancora supinamente queste mentalità, perché non è colpa del politico, perché il politico ce lo mandiamo noi, noi dobbiamo cambiare. Ecco, volevo un po' così, insomma, mandare qualche spunto di riflessione su questi temi per vedere se il dibattito, insomma, si accendeva su questi aspetti. C'è un libro bellissimo di Meldolesi, del professor Meldolesi, di politica economica di Napoli, da Federico II,
che è intitolato federalismo possibile, e lui parla proprio di come nelle altre nazioni si fanno le scelte, Nuova Zelanda, Stati Uniti, anche la vicina Svizzera, no? Se bisogna costruire una strada fra un paese e un altro, se devono riunire le due assemblee cittadine, devono votare tutte e due a favore e a quel punto si costruisce la strada. E questo era il metodo che si usava fino a 10 anni fa. Oggi, senza, senza avere troppe, senza avere troppe aspettative in immediato, ma sicuramente per il futuro, questi meccanismi possono essere superati da quelli che dicevamo prima, gli open data. Quando è stata costruita Macchia Romana, probabilmente i progetti di Macchia Romana stavano in decine di faldoni messi e conservati chissà in quale scantinato del comune. Dal 1 gennaio 2013 nelle pubbliche amministrazioni dovrebbe esistere l'obbligo di non utilizzare più materiale cartaceo, utilizzare più materiale . Questo significa che c'è una possibilità di vigilare, non significa che ci dobbiamo trasformare in carabinieri, perché ognuno deve fare il proprio mestiere, però questo significa che c'è la possibilità di vigilare in maniera molto più attenta rispetto ai fatti che ci riguardano. Perché dicevo prima, non dobbiamo avere aspettative troppo immediate, perché negli Stati Uniti dove questa cultura era una cultura che vige oramai da secoli, perché sono anche così. Circa il 78% degli americani viaggia su internet, il 40% lo utilizza per informarsi, solo l'8% lo utilizza per vigilare. Quindi è chiaro che è un problema culturale rispetto al quale dobbiamo crescere, però io penso che questo è il futuro, e ribadisco, ritornando un po' al discorso che facevo prima, vogliamo ragionare del futuro di potenza o vogliamo ragionare del passato di potenza? Perché se ragioniamo del passato di potenza dobbiamo continuare a dare la colpa agli altri e a dire la città è cresciuta male perché i politici non sono stati persone oneste, gli amministratori, i dirigenti hanno fatto interessi di qualcuno, eccetera. Io non sono in grado di giudicare, non posso sapere, per quanto mi riguarda, quando ho avuto qualche problema l'ho risolto in maniera tranquilla. Quindi non posso dare giudizi su questo, ma ragionando per il futuro, ribadisco. Ieri c'è una notizia in televisione che il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana si è dovuto dimettere perché un dipendente ha deciso di denunciare il suo presidente perché secondo lui si comportava in maniera scorretta. Il presidente si è dimesso, ora si farà, si andrà in giudizio e si vedrà se è un delinquente o meno. Ma evidentemente la nostra responsabilità deve essere questa. Io sono amministratore di una società pubblica, qui c'è qualcuno in sala che sa come è nata questa società, non sono uno che è stato messo là, sono uno che la società l'ha costruita, era una società privata che è diventata pubblica e ci sono rimasto dentro. Io stesso ho difficoltà con la pubblica amministrazione a far valere i nostri diritti, però io quando arrivo al limite prendo carta e penna e scrivo, e d'altra parte essendo amministratore di una società pubblica a tutti quanti dico: se voi non siete soddisfatti di sviluppo Basilicata avete il dovere di dirlo. Se voi pensate che ci sia qualcuno che piglia un mazzetto dentro il sviluppo Basilicata per far passare le pratiche, oppure che accetta una raccomandazione per far passare la pratica, avete il dovere di dirlo.